Buongiorno amici, come state? Spero che state tutti bene. Oggi è il 26 gennaio 2022, è una giornata un po' nebbiosa e fa anche freddo. Stamattina sono in direzione a Torino e dovrei scaricare delle lamiere per uso edile. E rimanete con me per vedere un po' come andrà a finire la giornata. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Eccomi qua amici, sono arrivato al posto dello scarico. È un palazzo in centro a Torino, dove stanno facendo i lavori. Ho fatto un po' di fatica a trovare parcheggio e girarmi qui fra queste macchine. Ci sono alcuni che hanno parcheggiato all'angolo, dove io col bilico non riesco a girarmi bene. Per uscire da qui mi sa che dovrei farla in retromarcia. Speriamo che non mi blocco. Allora, per scaricare stanno usando la gru, è un lavoro molto lento rispetto al muletto, bisogna anche stare molto attenti perché basta un attimo e può scivolare la roba. Ho finito di scaricare, sono andato in fondo al viale, però ho visto che ci sono delle macchine parcheggiate all'angolo, quindi non riesco a girarmi. A questo punto devo farla in retromarcia e spero di non incastrarmi. Ho chiamato un operaio che mi blocca all'inizio della strada delle macchine, così almeno posso fare la retromarcia e la manovra senza problemi.
alla fine, amici, ce l'ho fatto uscire senza danni da questo posto e adesso vado a caricare dei motori per le macchine. E grazie per la pazienza e buon proseguimento. Ci vediamo al prossimo vlog. Ciao ciao!